Dio che sta su nell'alto dei cieli, in tutte le regioni sta nell'alto dei cieli. In Dante troviamo sempre questo cielo che è il settimo cielo, nell'induismo e anche nei Veda. Anzi, nei Veda abbiamo proprio nel Rig Veda, quindi il più antico dei Veda, nel decimo mandala, Vishnu è Paramam Padam, è nel cielo, quello che sarebbe l'empireo cielo nella commedia. L'empireo cielo, nel cielo più alto c'è Vishnu. Ma se c'è questo Signore Supremo, perché non leva di torno questa gentaccia? E no, perché che... come farebbe la gente a scontare, più che scontare, a ravvedersi? Se abbiamo detto che il ravvedimento per la stragrande maggioranza delle persone viene attraverso la sofferenza, perché finché non soffrono non hanno testa per ravvedersi. Il ravvedimento avviene quando la persona soffre. Nella sofferenza le persone si ravvedono. E ci vorrà qualcuno per far soffrire la persona o no? È come dire, ma perché il Presidente della Repubblica non elimina tutti i criminali? Sì, la pena di morte era un'istituzione legale per millenni e millenni. Nelle radicali io ritengo che sia poco opportuna, perché in epoche precedenti la pena di morte era vista come una grazia concessa dal giudice per scaricare il karma e rinascere in una maniera decente da ripoter cominciare senza il peso del debito, dello schiacciante peso del debito karmico. Ma adesso le persone pensano che la pena di morte corrisponda alla fine della loro vita e che la persona sia spacciata e viva una volta sola, quindi ha terminato lo scopo, non ha più quello scopo anch'esso pedagogico. La sofferenza invece pesa sulle persone, la sofferenza spesso porta a ripensare alla propria vita. Io ho molte testimonianze di persone che nella sofferenza hanno proprio ritrovato il senso della vita, hanno avuto modo di riflettere su quel che stava accadendo. Spesso neanche con la sofferenza, perché la sofferenza può prendere in due modi, con la rabbia, e quindi le persone peggiorano ancora la loro situazione, oppure con il pentimento. Quindi riportare il sacro nella società, per concludere il mio commento, riportare il sacro nella società si dà l'opportunità a tante persone di ravvedersi senza che la loro vita diventi un inferno prima che riescano a capire cosa hanno combinato. Quindi riportare il sacro, ma senza imposizioni, senza imporre niente a nessuno. L'imposizione è un pessimo strumento per l'insegnante. Io non ho mai imposto nulla neanche ai miei figli. L'educazione, educare. E anche dare l'opportunità a chi vuol fare una scelta deviante, una volta che sono maturate le condizioni oggettive, ad esempio una persona ha superato la maggiore età, quindi deve essere lasciata libera, anche perché l'educazione ha valore molto forte nei primi 5 anni di vita, molto forte, ha un valore forse l'80%. Considerate che dopo 3 anni le mappe emotive sono già segnate, quindi poi tutto il vissuto, quando passa attraverso Ahankara, che è l'effetto identificante, viene letto secondo quelle mappe emotive, secondo quei circuiti emotivi che si sono creati nei primi 3 anni. Ma poi c'è una possibilità dell'educazione, e quindi possono essere anche corrette le mappe emotive, e i genitori hanno un'estensione fino a 15 anni. Dopo 15 anni, se l'insegnamento
è intenso e certi insegnamenti, certi regolamenti vanno fatti notare in maniera ripetuta, perché i figli si trasformano in nemici. Quindi l'educazione vera è entro 15 anni. Poi possono studiare, andare avanti, ma se vanno avanti non sono educati ai valori, quindi al sacro, lo ripeto di nuovo, al sacro. Perché non è che il sacro sia un optional, il sacro è una parte rilevantissima della vita, perché se noi non proteggiamo il sacro e non abbiamo sensibilità per il sacro, non abbiamo sensibilità per noi. Perché noi, quando diciamo noi, no? Che non è la particella del discorso, mettiamo io. Se dico io, ma non è un elemento dalla grammatica, ma è l'istituto della mia vita, è l'essenza della mia vita quando dico io. E se lo dico in senso filosofico, non può essere che così. E se lo dico in senso spirituale, ancora di più, non può essere che così. Se noi nutriamo il corpo e nutriamo la nostra psiche con emozioni, con quelle che non considerano il sacro, diventano tutte fonti di condizionamento. Noi rimaniamo condizionati. E il problema può anche sfuggire per il resto della vita. Ma quando usciamo dal corpo, quei condizionamenti creano una sofferenza. Non abbiamo dei diavoli, dei demoni che ci vengono a martoriare, no? Ci martoria la coscienza, ci opprime, perché quella è l'ultima spiaggia in cui si può realizzare che abbiamo sprecato la nostra vita. Perché la nostra vita deve essere realizzata. Ma che significa realizzare? Per qualcuno realizzare vuol dire fare i soldi, per qualcun altro per realizzare vuol dire avere tutte le soddisfazioni che può sperimentare, per altri fare esperienze radicali, estreme, no? Queste persone. Ma quella no. Non è lo scopo della nostra vita. Se lo chiedessimo a Aristotele, ma qual è lo scopo della nostra vita? Lui ci risponderebbe, la felicità. Le persone non diventano felici, sperimentano il godimento, ma il godimento segue sempre la sofferenza. Segue l'esperienza del limite, della nostra limitazione. Se noi vogliamo fare l'esperienza dell'espansione della coscienza, dobbiamo riferirci a esperienze che non hanno a che fare con i nostri sensi, ma hanno a che fare con noi stessi. Siccome è stata creata una confusione artatamente, quindi apposta è stata creata questa confusione, si è creata una identificazione con le due strutture, psichica e fisica, per cui in questa confusione la stragrande maggioranza delle persone lascia il corpo ed entra in una successione di esperienze in cui non sa, gli pare di non poter sopravvivere, perché quel mondo di emozioni, quel mondo di cose fisiche non esiste più. La persona esce in una bolla del corpo sottile, in una bolla psichica, e naviga, e ha ancora appetiti, e ancora desidera questo, e non lo soddisfa più, non lo può soddisfare. E siccome tutto quello che ha conosciuto nella vita è la soddisfazione sensoriale, non ci sono più gli strumenti dei sensi. Questa vita è breve, l'esistenza in questa dimensione è un'esperienza breve. 100 anni passano così, è un'esperienza breve. E qui abbiamo uno scopo da raggiungere. Considerate vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza.